chilo di paglia di produzione locale veniva venduto di paese in paese servendosi di una stanga. Le fasi che precedevano la commercializzazione erano molte e laboriose. La prima consisteva nella selezione accurata della semente mediante il crivello. I contadini tenevano conto della rotazione agraria con colture di piante miglioratrici, soprattutto trifoglio e fava, capaci di fissare nel terreno l'azoto atmosferico di cui il frumento aveva bisogno. Nel tempo in cui la campagna brulla riposava in attesa della primavera e la nebbia autunnale annunciava che l'inverno era alle porte, nei paesi trecciaioli era tempo di semina. Si vedevano agricoltori con cesti di vimini spargere a mano, con ampio gesto del braccio, il seme sul terreno. Da quando spuntavano i primi germogli verdi, fino a che i culmi diventavano gialli, il campo di grano veniva ripulito più volte dalle erbacce infestanti. Giunto il periodo del raccolto, in assenza di braccianti, i coloni, che lavoravano il terreno a mezzadria, con l'aiuto dei propri familiari e di qualche vicino, affrontavano il lavoro estenuante della mietitura. Muniti di falciole ben affilate, si recavano nel podere coltivato a grano e, dopo aver infilato i cannelli per la protezione delle dita dal taglio sottomano degli steli, avanzavano curvi e a passo lento. Li falciavano quasi rasente al suolo, lasciandosi dietro residui di foglie e lembi di stoppie, insufficienti per la raccolta dello strame. I mannelli di steli di grano recisi venivano raccolti in fasci più grandi e con due fiezze legate insieme dalla parte della spiga formavano i covoni che, in seguito, con le spighe rivolte verso il centro, venivano ammassati per formare le biche che restavano alcuni giorni ad essiccare nel campo. I mietitori, che avevano cominciato a lavorare presto al mattino, facevano una breve pausa per la colazione a base di pane, affettato e un buon bicchiere di vino. Subito dopo il lavoro riprendeva fino all'ora di pranzo. Sul finire della giornata tutti ritornavano felici a casa e, consumata una frugale cena, gli uomini, disfatti dalla fatica, accudivano in fretta gli animali per poi andare a dormire. In prossimità della trebbiatura, con un carro trainato da buoi, i covoni destinati alla capatura venivano trasportati sull'aia per procedere ad un intervento tradizionalmente definito acerratura. Questa importante operazione era compiuta appoggiando i covoni con le spighe rivolte verso l'alto lungo una scala di legno a pioli sistemata nel terreno ben sodo, antistante la casa, all'altezza giusta, in orizzontale e di coltello. Da questi le donne estraevano con la mano destra più steli e li sistemavano in piccoli fasci nella sinistra. I manipoli, ben ordinati a mazzo, erano passati a un addetto che, con un falcetto all'altezza dei culmi, tagliava le spighe di grano, lasciandole cadere in un paniere. I lunghi steli, privi di spighe, riuniti in fasci di uniforme grossezza, dopo essere stati legati, restavano più giorni diritti ed appoggiati l'un l'altro sullo spiazzo di casa. Non appena il sole rendeva i fasci ben asciutti, iniziava la stoppiatura, che si svolgeva in maniera completamente manuale e consisteva nell'asportare dai culmi le guaine fogliari. La donna stringeva con la sinistra un manipolo di steli dalla parte cui era stata recisa la spiga, faceva combaciare dal basso i primi nodi e, con la destra, tagliava con delle cesoie il culmo, sopra e sotto, permettendo all'internodo di essere spogliato dalle foglie disseccate. Le paglie si raccoglievano in mazzi di uniforme grossezza e venivano rinchiusi in appositi grandi cassoni, ove bruciava lo zolfo, per ottenere un primo imperfetto processo di imbiancamento. I fili di paglia, grossi e fini, dopo essere stati solforati,
con l'appareggiatrice, una rudimentale macchina di legno, venivano divisi in base alla loro grossezza. Nel fare le trecce si aveva cura, prima di ogni altra cosa, di separare le paglie bianche da quelle più scure e da quelle macchiate da tignola, di riunirle in mazzi, i quali, inumiditi per facilitarne il piegamento e avvolti in un panno, venivano posti sotto l'ascella sinistra, pronti all'uso. Nella lavorazione accadeva che, ogni qualvolta stava per finire un filo di paglia, nel rimetterne uno nuovo, un pezzettino di esso restava fuori, così, a treccia finita, venivano asportate con le forbici o con un coltello le brevi sporgenze. Nella fase successiva, le trecce, dopo aver attraversato una calandra formata da due rulli di legno massiccio, venivano avvolte su uno strumento di misura chiamato passetto. Stalle di dimensioni modeste, che consentivano comunque una certa possibilità di movimento, fungevano da laboratori per la lavorazione della paglia. Intanto, in piccole stanze adiacenti al vano scale per l'accesso al primo piano, le donne si dedicavano alla cucitura a mano dei cappelli, che gli uomini stiravano con torchi rudimentali di legno, costruiti artigianalmente. Queste ultime operazioni costituivano la fase finale del cappello prima della vendita. Il cappellaio ambulante, personaggio caratteristico del luogo, trasportava ed esponeva i cappelli su una stanga, pertica di salice messa a bilancia su di un pungolo che veniva infisso nel terreno nei momenti di vendita o di sosta. Agli inizi del XIX secolo il commercio di paglie e trecce era un'attività senza regole che si svolgeva in piccoli aggregati di poche case rurali oppure in singoli domicili. Dopo la metà del XIX secolo nacquero sull'intero territorio i mercati settimanali che venivano effettuati il giovedì a Falerone Centro, il sabato e soprattutto la domenica mattina a Montappone, con la massima frequenza di trecciaiole casalinghe, donne di campagna e commercianti di trecce e paglia. Thank you.
intanto nascevano le prime fabbriche vere e proprie, comprensive dei reparti di produzione. Le operaie addette alla cucitura con macchine a pedale occupavano spazi maggiori rispetto al settore della pressatura. L'imballo per la spedizione dei cappelli di paglia avveniva di solito all'aperto con ceste di canne e vimini. Queste, di non facile realizzazione, erano confezionate interamente da mano contadina nelle campagne limitrofe ed erano esemplari unici di diverse capienze a seconda dell'ampiezza del cappello.